Bene, dopo aver visto le equazioni di primo grado, il principio di equivalenza delle equazioni e la tecnica risolutiva delle equazioni di primo grado a coefficienti numerici e intere, oggi vediamo quello che forse assieme alla tecnica dimostrativa in geometria, forse è la parte più importante di tutto quello che facciamo quest'anno. Cioè come si formalizza un problema, come si scrive l'equazione che formalizza il problema e infine come la si risolve. Ok? Descrivere o trovare l'equazione che governa un particolare situazione o un fenomeno è il nucleo, il nocciolo di tutta la ricerca scientifica, almeno quella di base, sicuramente quella in fisica, che va di pari passo con matematica. Vi ricordo che quando questa disciplina è nata, non esisteva la distinzione tra matematica e fisica, non dovrebbe esserci neanche adesso, che è fittizia, perché le due cose sono assolutamente concatenate. Okay? L'abilità nel formalizzare un problema, ripeto, quindi nel descriverlo in termini formali, quindi matematici, è un'abilità chiave, perché è il primo passo verso la soluzione del problema. E quindi abbiamo una situazione, un problema. Che va formalizzato. Trovarne una equazione che lo governa. E quindi si passerà alla soluzione. Questo è un processo chiave, cioè la cui importanza non può essere esagerata. Cominciamo come al solito dalle cose più semplici. Quali sono i passi da seguire? Questi passi verranno ulteriormente dettagliati quando, sempre con passetto passetto, quando affronteremo la stessa cosa in fisica, quando avrete un problema da risolvere in quell'ambito. Il principio è lo stesso, lì un pochino più, come dire, lo dettaglieremo un pochino meglio. Qui per oggi ci occupiamo in particolare dei problemi risolubili con equazioni di primo grado, ovviamente, però la procedura nella sua struttura fondamentale è la stessa. Per prima cosa che non mi stuferò mai da ripetere, leggere attentamente. Il testo del problema. Più e più volte, una volta potrebbe non bastare, perché magari mi perdo qualche particolare importante. Dopo che ho letto attentamente il problema, ok? Riconosco alcune, anzi, diciamo così, riconosco alcune parole o termini chiave. Sono parole chiave che caratterizzano il tipo di problema e quindi anche il passo verso la sua formalizzazione. In particolare, per esempio, scelgo l'incognita. Terzo passo, letteralmente non è un'esagerazione, traduco. Il testo del problema in una equazione. Il terzo passo dipende dal secondo, poiché qualche volta no, ma in generale sì, l'incognita non è sempre univoca, cioè posso scegliere diverse cose come incognita, diversi enti. Quindi a seconda di ciò che scelgo come incognita, l'equazione che ne deriva è diversa.
anche se poi la soluzione che mi interessa sarà sempre la stessa. Ok? Dopodiché, trovata l'equazione, quarto passo, la risolvo. Questo, attenzione, non basta. Quindi qui nel quarto passo applichiamo quello che abbiamo imparato nelle lezioni precedenti, cioè impostata l'equazione, la tecnica risolutiva, avremo equazioni per adesso di primo grado, le applico e trovo la soluzione. Un passo molto importante è quello che viene dopo. Ok? Verifico la soluzione. In particolare se la soluzione è ragionevole o no. Faccio un esempio. Se il mio problema mi chiede di trovare un numero di persone che abbiano una certa caratteristica, è chiaro che se la soluzione è 2,75, quella soluzione non va bene, perché non posso segare una persona a tre quarti, no? O sono due o sono tre. 2,75 non va bene, c'è qualcosa che non quadra. Ci devo considerare la soluzione nel suo dominio, cioè in quale insieme di numeri può variare la soluzione, e se quello che trovo è ragionevole o no. Quindi la verifico per sapere se la soluzione che ho trovato è quella che mi risolve il problema oppure se ho sbagliato qualche calcolo. Ok? Tutto chiaro? Bene. Cominciamo con un esempio. Qui, ahimè, siccome devo lavorare sul testo, devo copiare il testo dal libro di testo, se no non ce la facciamo. Avevo estratto ieri alcuni esempi. Considerate questo semplicissimo problema. Ve lo leggo. Determinare tre numeri naturali consecutivi la cui somma sia uguale a 45, come esempio numero 1. Quali sono le parole chiave? Fatemi, che ne so, le evidenzio, ecco, in giallo. Si tratta di tre numeri naturali. Quindi qui ho il dominio delle soluzioni, cioè siamo dentro l'insieme dei numeri naturali. Quindi se trovo, che ne so, una soluzione come 7,5 non va bene, non è accettabile. Poi l'altra parola chiave è consecutivi. Quando è che due numeri naturali sono consecutivi? Questo è un sinonimo che a me non spiega niente. Quando il primo e il secondo sono ottenuti sommando un'unità. 3 è consecutivo di 2, 4 è consecutivo di 3 e così via. Quando il secondo è il precedente più 1. Ok? E infine, scusate, la loro somma sia 45. Allora, traduciamo, tutto chiaro fin qua? Traduciamo il testo in problema, cioè in un'equazione, scusate. Mi chiedono tre numeri, però sono legati tra di loro. Il primo numero è legato al secondo perché per ottenere il secondo basta che sommo più 1, dato che sono tre consecutivi. E poi per ottenere il terzo aggiungo ancora 1. Ok? La loro somma deve darmi, cos'era, 45. È chiaro questo schema? A questo punto si pone la domanda chiave, che cosa considero
come incognita. Qui, in linea di principio, ho tre scelte possibili. Una è più semplice delle altre, ma sono equivalenti. Cosa chiamiamo incognita? Quindi a cosa diamo il ruolo di X? Cosa suggerite? Ve lo sto chiedendo, Il primo numero. eh? Il primo numero, direi che è la cosa più naturale, no? Il primo numero, fatemelo riscrivere qua sotto, lo chiamiamo X, è la nostra incognita. Il secondo. Se è consecutivo del primo, come potrò scriverlo se il primo è x? X più 1. Il terzo? Sommo 1 al precedente, qui avrò x più 1, ancora più 1 per gli amici x più 2. Ci siamo? Dopodiché sommo tutti e tre i numeri. Quindi avrò il primo numero x più. Fatemi mettere tra parentesi, anche se non servirebbe, così li evidenziamo. X più 1, che è il secondo numero, più X più 2, che è il terzo. La loro somma, il testo mi dice che fa 45. Questa è l'equazione che traduce in simboli il testo del problema. È una vera e propria traduzione, perché la matematica è a tutti gli effetti una lingua. Da qui in poi passiamo nella quarta fase, la soluzione dell'equazione. Quindi utilizziamo le regole dell'algebra che abbiamo visto da poco. Togliamo le parentesi, semplifichiamo e così via. Quindi ho x più 1 più x più 2 che mi dà 45. Qui ho 3x che sommo e ottengo 3x. 1 e 2 fa 3 e a destra ho ancora 45. Sposto il 3 a destra. 3x è uguale a 45 meno 3, per gli amici 42. E quindi divido per 3. X è uguale a 42 terzi. Cioè 14. Quindi il primo numero è 14, il secondo è 15, il terzo è 16. La loro somma fa 45? Beh, il primo e il terzo fanno 30. Più 15 fa 45. Funziona. Sono spiegato? Qualcuno ha dei dubbi? Tutto chiaro? Non abbiate timore a lavorare sul testo, proprio a cercare, a evidenziare il testo, perché il testo contiene la strada per la soluzione, nel caso degli esercizi che facciamo in classe. Qual è il salto rispetto a quello che si fa, ad esempio, in ricerca scientifica di base? Che il testo non c'è. Se io mi dedico alla ricerca a un fenomeno particolare, un fenomeno fisico o un processo matematico, quello che volete voi, il testo da interpretare per costruire l'equazione è quello che devo andare a indagare e dopo verificare la soluzione con metodo sperimentale e dimostrare eventualmente applicazioni con metodo dimostrativo. Ma il nocciolo è lì. La formalizzazione di un problema o, se preferite, di un fenomeno o di una situazione. Questa, ripeto, senza esagerare, secondo me è la parte più importante di quello che facciamo quest'anno. Se è tutto chiaro, continuiamo, facciamo un altro esempio. D'accordo?
Non avete domande fin qua? Bene. Esempio 2. Vediamo per esempio. Proviamo con questa. Ecco, questo è il 343, non mi ricordo che pagina. Ve lo leggo. In un parcheggio ci sono moto e automobili. Sapendo che le ruote nel parcheggio sono 240 e che in tutto vi sono 66 veicoli, calcola qual è il numero delle moto e qual è il numero delle auto. Allora, qui quali sono le parole chiave? Sono i protagonisti, moto e automobili, che hanno ruoli diversi. Perché? Perché la moto ha due ruote, l'automobile ne ha quattro. Ok, una volta mi hanno chiesto, è la ruota di scorta? Non credo che chi va a contare le ruote nel parcheggio vada ad aprire le matite per vedere la ruota di scorta, a parte questa battuta. L'auto ha quattro ruote, la moto ne ha due. Ok? Poi le ruote in totale sono 240 e sono 66 veicoli. Quindi nel conteggio delle ruote la moto conta per 2, ogni macchina conta per 4. Nel conteggio dei veicoli sia le moto che le auto contano per 1. Ok? È tutto chiaro? Perfetto. Detto questo, abbiamo quindi che le auto hanno quattro ruote, le moto, usiamo il simbolo M, hanno due ruote, i veicoli li ottengo semplicemente sommando auto più moto. Ok? E il testo mi dice che sono 66. Le ruote, come le calcolo? Per ogni auto ci sono 4 ruote, quindi se A è il numero delle auto, in totale quante ruote avrò dovute alle auto? 4 volte A. Se M è il numero delle moto, M moto producono o conteggiano 2 volte M ruote. Questo numero mi darà un totale di 240. Ok? Queste due relazioni sono abbinate. L'abbinamento in matematica si indica con questa parentesi graffa che le racchiude tutte e due. Questo significa che il simbolo che ho usato in una delle due equazioni è lo stesso che uso nell'altra, cioè il valore è lo stesso. Ok? Qui possiamo ragionare in due modi diversi. O ci teniamo A ed M, oppure diciamo o A o M sono la nostra incognita. Non è detto sempre che l'incognita sia la X, eh? Potrebbe avere un simbolo qualsiasi. Se io conoscessi, per esempio, il numero delle auto, come troverei il numero delle moto? Il risultato meno quello delle auto. Perfetto. Quindi avrei che il numero delle moto vale 66 meno quello delle auto. Giusto? Questo è un modo per scrivere la prima equazione. Questa è equivalente alla prima, perché ho usato il primo principio di equivalenza. Ho tolto A a destra e a sinistra. Ma se conosco questa espressione per M, significa che nella seconda equazione, dove ho M, posso usare questa espressione.
E quindi mi ritrovo con un'equazione con un'incognita sola, perché adesso ciascuna delle due equazioni ha due incognite. Quindi la seconda equazione posso riscriverla come 4 volte A più 2 volte A. Al posto di M posso scrivere 66 meno A. Questo deve darmi 240. Ditemi se ci sono dubbi. Quello che ho appena fatto equivale a scegliere come numero, come incognita del nostro problema, il numero delle auto. Una volta che attribuisco un simbolo al numero delle auto, il numero delle moto è determinato dalla prima delle due equazioni, quindi abbiamo due addirittura, perché le incognite sono due. Qui ho un po' barato perché vi ho proposto quello che tecnicamente si chiama un sistema di equazioni. Che quando ho un insieme di più equazioni in più incognite e queste equazioni valgono insieme, questo pacchetto di equazioni prende il simbolo, viene confezionato, racchiuso da questa graffa e l'insieme prende il nome di sistema di equazioni, che studieremo in dettaglio un pochettino più avanti. Ok, per adesso mi basta che abbiate intuito come si maneggia questo tipo di problemi. Dopodiché l'equazione che governa il nostro problema è la seconda delle due, dove A è la nostra incognita. Non è sempre detto che l'incognita sia x. Posso chiamarla in qualsiasi modo, basta che attribuisco un simbolo a quello che non conosco. Dopodiché utilizziamo le tecniche solite di soluzione delle equazioni di primo grado, quindi tolgo le parentesi. Qui ho 132, 32, aspetta. Sì, meno 2 volte A uguale a 240. Ok? A e 2A sono simili, posso sommarli, e viene 2 volte A, e a destra ho 240 meno 132. Per gli amici, 108. Questa è una un po' sbilenca, scusate un secondo. Ecco. Di conseguenza A vale, per gli amici, 54. Ci sono 54 auto. Una volta che conosco il numero delle automobili, il numero delle moto sarà 66 meno 54. Per gli amici, 12. Ci sono domande? Adesso poi si deve verificare questa cosa. Qui dovrei andare a inserire nell'equazione che abbiamo impostato, perché la prima, questa equazione automaticamente è verificata per il fatto che mi ho ottenuto sottraendo 54 da 66. Ok. Andiamo a verificare. Ricopio l'equazione che ci interessa. Fatemela proprio copiare di tutto. Eccola. E andiamo a sostituire dovunque appare A il 54. Quindi 4 per 54 più 2 volte 66 meno 54 deve darmi 240. La verifica non basta farla sui veicoli, quindi A più M uguale 66. Ma siccome il 12 l'hai trovato togliendo 54 da 66, se fosse sbagliato il 54 lo sarebbe anche il 12. Ah, quindi si va a verificare. Tecnicamente
quando deve verificare un sistema, verifichi tutte le equazioni, non solo una. Allora, qui abbiamo 4 per 4, scusate, 16, quindi 21 più 266 meno 54 fa 12. Quindi abbiamo 216 più 24. 240 che fa nullamente 240. Ci sono domande? Ne vediamo ancora uno. Proviamo questo. Non si vede niente, quindi lo devo mettere un pochino più in grande. No, date un attimo di pazienza. No. Ok. Ve lo leggo. In un rettangolo ABCD, la lunghezza del lato AB supera di un centimetro i tre quarti della lunghezza di BC. Il perimetro del rettangolo è 37. Qual è l'area del rettangolo? Questo fa appello a informazioni di geometria che sicuramente avete acquisito alle medie, okay, che noi vedremo un pochino più avanti. Facciamo un disegno. Leggere il testo in questo caso comporta fare il disegno. In questo caso è particolarmente utile. Abbiamo il rettangolo. Scusate. Ok, eccolo. A, B, C e D. Le parole chiave quali sono? Il lato AB supera di un centimetro, che cosa? I tre quarti della lunghezza di BC. Se supera, se AB supera, vuol dire che sarà tre quarti di BC a cui aggiungo un centimetro. È un rettangolo, perché devono essere uguali? AB e BC non è assolutamente detto che siano uguali. Non è un quadrato. Perché? Perché dovrebbe essere sbagliata? Dipende da quanto lungo è BC, non è mica ovvio. Dimmi, caro. Ma quindi AB è uguale a 3 quarti BC più 1. Perfetto. La lunghezza di AB, questa frase si traduce dicendo che la lunghezza di AB è uguale a 3 quarti di BC, a cui aggiungo 1, dando per scontato che le unità sono centimetri, perché AB supera di un centimetro i 3 quarti di BC. Ok, dopodiché ho un'altra informazione, dice il perimetro è 37. Come formalizzo questa informazione? Il perimetro è la somma della lunghezza di tutti i lati, ma qui essendo un rettangolo i lati opposti sono della stessa lunghezza, quindi è sufficiente che io sommi AB più BC e ne prendo il doppio. Questo è il perimetro, che vale 37 centimetri. Quanto misura l'area?
Come calcolo l'area? Il prodotto dei due lati AB per BC. Quindi per avere l'area devo conoscere i due lati separatamente, AB e BC. Domande fin qua? Punto nodale. Qual è la mia incognita? Cosa scelgo come incognita? Prego? L'area è la scelta più complicata. Questa è una scelta poco felice, ahimè. Il lato AB non è il massimo della praticità, perché poi per avere BC devo invertire questa relazione. La scelta più astuta è BC. Se la nostra incognita è BC, allora AB posso scriverlo come 3 quarti x più 1. Ok? Scegliere l'area, perché è la scelta più complicata? Perché nella relazione che definisce dell'area ho tre incognite, l'area, BC e AB. Quindi è decisamente poco pratico. Una volta che ho scelto BC come incognita, AB ha questa relazione, e quindi cosa sfrutto successivamente? Qual è l'equazione che mi risolve il problema? Quale formazione metto in atto per trovare X e quindi BC e quindi AB? Delle informazioni che sono scritte adesso in questa pagina, è l'informazione sul perimetro. Mi devo giocarmi questa carta. Riscrivo questa informazione in termini algebrici. Quindi due volte, che cos'ho? AB, quindi 3 quarti di x più 1, più BC, che è x, deve darmi 37. Questa è l'equazione che mi risolve il problema. E questa mi condurrà a x e quindi all'area. Ci siamo? Ok. Detto questo, ditemi se avete dei dubbi, ripeto, non c'è problema. Non ho fatto altro che riscrivere questa. Qui io direi che la cosa più semplice da fare è prima, visto che abbiamo un 2 a sinistra, è dividere per 2. Quindi abbiamo 3 quarti x più 1 più x è uguale a 37 mezzi. Dopodiché sommiamo a sinistra 3 quarti x più x, che viene 7 quarti x, e portiamo l'1 a destra, 37 mezzi meno 1. Dimmi, ho sommato le due parti simili, 3 quarti di x più x, viene 3 quarti più 1 che fa 7 quarti, e a destra, aspetta che lo cancello perché l'ho scritto un poco male, ho 37 mezzi meno 1, che se volete possiamo sommarlo subito, viene 35 mezzi, 37 mezzi meno 1, viene 37 meno 2, tutto diviso 2, 35 mezzi. Qui ho 7 quarti di x. Qui ho un'equazione in forma standard, per avere x, il coefficiente di x è diverso da 0, quindi l'equazione è determinata, devo dividere per 7 quarti oppure moltiplicare per 4 settimi. Cioè moltiplico per l'inverso del coefficiente della x. Se lo faccio a sinistra, 4 settimi per 7 quarti di x, lo faccio anche a destra, 35 mezzi per 4 settimi. A sinistra mi rimane x, e va via tutto. E
e a destra posso semplificare il 35 col 7, rimane 5, e il 2 col 4. Dimmi, non c'è problema. Se x è 10, quindi bc è 10, ab vale 3 quarti di 10 più 1. Quindi viene qui 2, qui 5, 15 mezzi più 1. 17 mezzi, quindi l'area vale 10 per centimetri per 17 mezzi, non dimentichiamoci l'unità di misura, quindi qui ho 1, qui ho 5 e viene 85 centimetri quadrati. Ditemi se è tutto chiaro. Vi propongo ancora un esercizio, poi passiamo a fare l'esercizio insieme alla lavagna, se è tutto chiaro. In questo esercizio sono presenti le percentuali, non so se riuscite a leggere bene. Dice: il signor Rossi preleva dal suo conto in due tempi successivi, prima 2.000 euro e poi il 20% di ciò che gli rimaneva. Alla fine, dopo aver fatto i due prelievi, sul conto restano 10.400 euro. Quanto aveva inizialmente il signor Rossi nel suo conto. Qui le parole chiavi sono la somma iniziale e poi il 20% di ciò che gli rimane. E poi alla fine restano 10.400 euro. E infine sottolineerei anche quanto aveva sul conto il signor Rossi all'inizio. Se non ci sono dubbi sul significato delle parole, passiamo alla scelta dell'incognita, qui è abbastanza ovvio. Che cos'è la nostra incognita? Non ci sono molti dubbi. L'incognita qui è quello che chiede alla fine, cioè il numero di euro che erano sul conto inizialmente. Prima dei prelievi. Quanto aveva sul conto prima di fare il primo prelievo. Dopo il primo prelievo, quanto gli resta sul conto? 10.400 più 20% Oibò, perché voi fate la vita complicata? di x meno. X meno 2.000 euro. Quello che aveva prima meno quello che preleva. Ok. Dopodiché, dopo il secondo prelievo, quanto gli resta? Beh, se preleva il 20%, gli resta quanto? Gli resta l'80%.
quindi l'80 parti ogni 100 parti di x meno 2000 e questo deve dargli 10.400. Qui, anche senza volerlo, abbiamo scritto l'equazione risolvente, che è questa. Questa è quella che formalizza il nostro problema. E quindi risolviamo questa. Ci sono domande fin qua? Altrimenti avrei dovuto scrivere, forse facendo un passetto in più, quello che aveva prima del secondo prelievo, meno il 20% di questo, che è uguale a 10.400. Però tutto quello che aveva prima, meno il 20%, fa l'80%. Quindi qui scriviamo un'espressione sola, mi sembra più semplice. Ok, quindi la riscriviamo in questo modo. 80 su 100, possiamo semplificare per 10 e per 2, e viene 4 quinti di x meno 2000, che fa 10.400. 400, sì. E quindi x meno 2000, qui moltiplico a destra e a sinistra per l'inverso di 4 quinti, quindi per 5 quarti, mi sembra che qui dovrebbe venire 13.000, e poi sposto i 2000 da sinistra verso destra. Inizialmente sul conto aveva 15.000 euro. Se tolgo 2.000 me ne rimango 13.000, l'80% di 13.000 sono 10.400, quindi la soluzione è corretta. Ok, se non ci sono domande, direi che ci fermiamo qua.